una porta santa ecumenica, quella della Basilica di San Paolo a Roma, attraversata da Papa Francesco nel giorno della festa della conversione dell'Apostolo delle Genti, con il Vescovo ortodosso Gennadios, rappresentante del Patriarcato Ecumenico, e il rappresentante anglicano a Roma David Moxon. Un gesto per ricordare che l'unica porta che ci conduce alla salvezza è Gesù, il volto misericordioso del Padre. Il Papa lo spiega nell'omelia della celebrazione ecumenica dei Vespri, dopo aver venerato con i suoi ospiti la tomba di San Paolo, che si autodefinì il più piccolo tra gli apostoli, già persecutore della Chiesa, al quale però Dio ha usato misericordia. Il Padre ama tutti e vuole salvare tutti, aggiunge Francesco, che ricorda il tema della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si chiude con la celebrazione ecumenica, chiamati ad annunciare le opere misericordiose di Dio. Al di là delle differenze che ancora ci separano, riconosciamo con gioia che all'origine della vita cristiana c'è sempre una chiamata, il cui autore è Dio stesso. Possiamo progredire sulla strada della piena comunione visibile tra i cristiani non solo quando ci avviciniamo gli uni agli altri, ma soprattutto nella misura in cui ci convertiamo al Signore che per sua grazia ci sceglie e ci chiama ad essere Suoi discepoli. Per questo, aggiunge il Pontefice, quando insieme i cristiani di diverse chiese ascoltano la parola di Dio e cercano di metterla in pratica, compiono davvero passi importanti verso l'unità. Uniti dalla missione dell'annuncio dell'amore misericordioso di Dio, i cristiani possono camminare insieme perché l'unità si fa in cammino. E sapendo che non può esserci ricerca dell'unità senza un pieno affidarsi alla misericordia del Padre. Chiediamo anzitutto perdono per il peccato delle nostre divisioni, che sono una ferita aperta nel corpo di Cristo. Come Vescovo di Roma e Pastore della Chiesa Cattolica, voglio invocare misericordia e perdono per i comportamenti non evangelici tenuti da parte di cattolici nei confronti di cristiani di altre chiese. Allo stesso tempo, invito tutti i fratelli e le sorelle cattolici a perdonare se oggi o in passato hanno subito offese da altri cristiani. Non possiamo cancellare ciò che è stato, ma non vogliamo permettere che il peso delle colpe passate continui a inquinare i nostri rapporti. La misericordia di Dio rinnoverà nostre relazioni. Perdono e preghiera comune sono passi fondamentali nel cammino di unità. Per questo, sempre lunedì, il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, guidato dal Cardinal Koch, e la Federazione Luterana Mondiale hanno annunciato che il 31 ottobre a Lund, in Svezia, Papa Francesco e i Vescovi Luterani, a guida della Federazione, presiederanno una commemorazione ecumenica congiunta in previsione del 500° anniversario della Riforma di Martin Lutero, che cade nel 2017. Un evento storico frutto del dialogo avviato 50 anni fa e che nel 1999 ha portato alla dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, che ha annullato dispute secolari fra cattolici e luterani.